Aeroporto di Comiso, confermato l'interesse da parte di un importante gruppo imprenditoriale argentino. Per il deputato Nino Minardo si tratta di un'occasione da cogliere. Dissesto a Comiso, ancora nessuna data fissata per il Consiglio Comunale che dovrà prendere atto o meno della dichiarazione di dissesto avanzata dalla Giunta. Zone blu a Ragusa anche nei festivi, la Di Consum chiama raccolta consumatori ed esercenti. Presentate più di 100 firme all'amministrazione comunale. Sequestrata discarica abusiva a Marina di Ragusa, la Guardia di Finanza scopre rifiuti speciali in un terreno di Contrada Maúdio. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di FINUSE. Come avete potuto sentire dai titoli in apertura di questa edizione, ci occupiamo dell'aeroporto di Comiso, confermato infatti l'interesse da parte di un gruppo argentino che vorrebbe gestire lo scalo. Già qualche giorno fa la notizia si era diffusa e sulla vicenda anche il deputato nazionale del PDL Nino Minardo è intervenuto esprimendo la propria soddisfazione. Ma sentiamo il servizio. L'aeroporto Vincenzo Magliocco nelle mire di un importante gruppo imprenditoriale argentino. La notizia, anticipata qualche giorno fa dal presidente della regione Raffaele Lombardo, dunque trova conferma. Si tratta di una holding che fa capo ad Eduardo R. e che gestisce già 33 aeroporti in Argentina ed altri 16 nel resto del mondo. A questo proposito, il deputato del PDL Nino Minardo espresso il proprio apprezzamento per l'interesse dimostrato dall'importante gruppo manageriale sudamericano. L'augurio di Minardo è che adesso ogni cosa si svoltisca e che ognuno degli attori faccia bene la sua parte. Perché, con i chiari di luna di un passato remoto e recente su questo aeroporto, ha dichiarato: Non vorremmo aspettare 364 giorni, 23 ore e 59 minuti prima dell'apertura dello scalo, visto che la SOACO ha un anno di tempo dal giorno di consegna per farlo. A giudizio dell'esponente del PDL, l'ingresso di questo gruppo nell'aeroporto di Comiso appare come una straordinaria opportunità a patti chiari e trasparenti, come dice il presidente Enac, e senza che proprietari e gestori si sentano per questo motivo privati di diritti acquisiti. E torniamo ad occuparci del dissesto finanziario a Comiso. Ancora nessuna data certa per la convocazione del Consiglio Comunale che sarà chiamato ad esprimersi proprio sulla dichiarazione del dissesto. Intanto dai vari partiti arrivano alcune proposte per evitarlo. Sentiamo. Dissesto finanziario a comiso appeso ad un filo. Ancora nessuna data ufficiale per la convocazione del Consiglio Comunale, che sarà chiamato ad esprimersi sulla delibera di giunta che darebbe il via libera al dissesto finanziario. Intanto il commissario d'acta ha terminato il proprio lavoro e adesso toccherà proprio al civico consesso. Ma ancora non si conoscono i tempi e le modalità con cui il documento, che sta per essere approntato dal Collegio dei Revisori e dal Dirigente Comunale, approderà in Consiglio per la presa d'atto. È atteso d'ora un comunicato ufficiale da parte dell'assessorato regionale agli enti locali. Intanto i vari partiti prendono posizione sulla dichiarazione di dissesto. Se i partiti vicino al sindaco Alfano sicuramente voteranno favorevolmente, il gruppo del PD ha annunciato che farà tutto per fare in modo che la dichiarazione di dissesto venga evitata. Sempre dall'opposizione, il consigliere Salvatore Cavalieri di Grande Sud ha avanzato un'ipotesi vagliata insieme ai vertici del partito, ovvero quella di destinare le risorse impegnate per la raccolta differenziata al pagamento degli stipendi dei dipendenti comunali. Questa proposta ha chiarito Cavalieri non perché come partiti siamo contrari alla differenziata, ma perché riteniamo che organizzata in questo modo non si sia dimostrata incisiva e dunque se il caso si potrebbe vagliare questa ipotesi di dare priorità agli stipendi resta da capire cosa farà adesso l'UDC ma secondo alcune voci l'ipotesi di un'uscita dalla giunta si fa sempre più concreta e restiamo ancora nel centro casmeneo dove a partire dal prossimo 10 gennaio bisognerà trovare nuovi locali dove sistemare gli uffici dei servizi sociali infatti in questi giorni è arrivato lo sfratto a causa del mancato pagamento di due anni di affitto, fino ad oggi gli uffici dei servizi sociali sono stati allocati in via De Larici-Sea, ma da gennaio non si sa punto ancora dove saranno ospitati. E ci spostiamo a Ragusa e torniamo ad occuparci delle zone blu, che da qualche settimana a questa parte sono in vigore anche nei giorni festivi e nelle domeniche. La di consumo è intervenuta chiamando a raccolta gli esercenti e i cittadini, che ritengono che questa scelta sia penalizzante sia per gli uni sia per gli altri. Sono blu in vigore anche nei giorni festivi a Ragusa. La di Consum però non ci sta. L'associazione ha più volte manifestato il proprio parere contrario al pagamento dei parcheggi nelle domeniche e nei giorni festivi. Per Gianni Cerruto, presidente provinciale dell'associazione, bisogna che il centro storico venga rivalutato e rivitalizzato ed il periodo natalizio sembra proprio il periodo migliore per attuare questa politica, di cui ne potrebbero beneficiare sia i cittadini ritornando o restando al centro per i loro acquisti ed ovviamente i commercianti, evitando che i consumatori debbano spostarsi nei centri commerciali dove il parcheggio si trova gratuitamente. A tale scopo, al fine di sensibilizzare l'amministrazione comunale, la di Consum si è fatta carico di contattare i commercianti al fine di sentire il loro parere in merito. E da quanto riscontrato, la quasi totalità dei commercianti è contraria al pagamento dei parcheggi nei giorni festivi. Pertanto, nel reiterare la richiesta di eliminare questa ulteriore tassa a carico dei consumatori, che avrebbe come effetto immediato un ulteriore svuotamento del centro di Ragusa. Oltre ad una sofferenza dei commercianti, la di consumo ha deciso di presentare all'amministrazione le firme dei tanti esercenti. Come di consumo eh, relativamente al problema delle strisce blu anche nei giorni festivi, ci siamo interessati eh, qualche, te, qualche settimana fa e comunque su questa problematica, anche su indicazione su, su alcuni commenti anche da parte dei commercianti, non solo dei consumatori. Quindi sta, eh, diciamo, abbiamo, abbiamo fatto una raccolta, una petizione per vedere un po' eh, che cos'è che corrispondeva all'esigenza o meno eh, di fare pagare le strisce più nelle giornate festive. E, è uscito fuori che la maggior parte, dico la maggior parte perché eh, abbiamo raccolto più di 100 firme solo nel centro storico, non sono d'accordo su questo provvedimento che ha emesso l'amministrazione. Per cui. Anche se dall'altra parte abbiamo l'ASCOM che insiste su questo provvedimento e dice che molti commercianti sono per il parcheggio a pagamento a crescita festive, devo dire purtroppo agli amici dell'ASCOM che vengono smentiti proprio dai commercianti, in quanto noi ripeto, abbiamo raccolto una quantità, di, parliamo del 90% dei commercianti che hanno sottoscritto questa petizione che già abbiamo consegnato al sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e ai capigruppo. A partire da oggi i bus dell'Aste che garantivano il trasporto urbano a Ragusa restano in garage a causa della mancanza di soldi per il carburante. Pesanti disservizi dunque per chi si spostava in città con i mezzi pubblici. Niente soldi per il gasolio e gli autobus restano in garage. L'ennesimo disservizio suona come l'ennesima beffa per i cittadini ragusani. La regione ha tagliato i fondi, l'asta non ha risorse e gli autobus resteranno fermi con buona pace. Di chi era solito muoversi in città con i mezzi pubblici per evitare il traffico e il problema di cercare parcheggio. Disagio anche per i tantissimi studenti universitari che sicuramente rappresentano una grande fetta di utenza del trasporto pubblico, penalizzati in particolar modo anche coloro che abitano nelle periferie urbane e devono raggiungere il centro per motivi di lavoro. La crisi di liquidità dell'azienda che gestisce il trasporto urbano è arrivata al punto di non ritorno. La notizia della sospensione del servizio è arrivata proprio ieri nel tardo pomeriggio, comunicata via fax, suscitando stupore tra gli amministratori. E a questo proposito il sindaco ha fatto un appello ai deputati regionali affinché si impegnino a far ripristinare le risorse per il servizio di trasporto urbano. E ci spostiamo adesso a Cicli, dove, dopo le dimissioni del sindaco Giovanni 25, si aspetta l'arrivo del commissario straordinario nominato dalla Regione. Ma per ora da Palermo non arrivano notizie in merito, vediamo. In attesa dell'arrivo del commissario, la città di Cicli in queste ore attende la nomina da parte della Regione. Il sindaco uscente Giovanni 25 si è dimesso la scorsa settimana a sorpresa e così la città si trova senza guida. E in attesa delle prossime elezioni per il nuovo sindaco e di rinnovo del consiglio comunale, che intanto continuerà ad operare regolarmente, si spera che il commissario straordinario che invierà la regione riuscirà a tenere le briglie. Intanto, da Palermo non ci sono notizie in merito alla nomina del commissario. Il nome dovrà essere proposto dall'assessore agli enti locali al presidente Raffaele Lombardo. Tutto è ancora incerto, nonostante il segretario generale del Comune abbia più volte sollecitato l'invio del commissario che deve da subito pensare a gestire la situazione economica dell'ente. Infatti i dipendenti comunali rischiano di non percepire lo stipendio e la tredicesima e molti servizi potrebbero bloccarsi poiché i fornitori reclamano il pagamento delle fatture emesse. Il sindaco 25, lo ricordiamo, il giorno delle dimissioni, avrebbe dovuto comunicare la composizione della nuova squadra assessoriale ma consapevole del mancato sostegno da parte dei partiti che lo avevano sostenuto fino a quel momento, ha preferito rimettere il mandato nelle mani dei cittadini. La provincia regionale di Ragusa ha firmato il contratto d'appalto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico che sarà realizzato dalla ditta appaltante incontrata a Piancatella a Ragusa. Firmato il contratto d'appalto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico denominato Magazzini sotto il sole, che verrà installato nei magazzini di proprietà della Provincia Regionale di Ragusa, di contrada Piancatella a Ragusa. I lavori avranno un importo totale netto di circa 260.000 euro. Il progetto, si ricorda, è stato finanziato totalmente nell'ambito del bando POI 1.3 Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013 del Ministero allo Sviluppo Economico, finalizzato alla realizzazione di interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili, nell'ottica dell'efficienza energetica degli edifici e delle utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico. L'impianto, spiega l'assessore provinciale al territorio ambiente Salvo Maldia, è l'unico ammesso in graduatoria su tutto il territorio provinciale. L'energia elettrica generata in un anno monterà circa 150.000 kWh, con una conseguente riduzione di emissioni di CO2, pari a 80.000 kg l'anno. Il progetto prevede anche l'avvio di attività informative rivolte agli studenti e alle loro famiglie, finalizzate a veicolare le conoscenze generali in materia di fonti rinnovabili e sviluppare, mediante incontri laboratori, capacità tecnico-pratiche. E lasciamo la politica e ci occupiamo adesso di sanità. Vibrante protesta questa mattina a Ragusa da parte dei lavoratori precari che denunciano di essere stati tagliati fuori dall'ASP, rimanendo così, senza un futuro certo. Sono rimasti senza lavoro e questa mattina in piazza San Giovanni a Ragusa hanno deciso di protestare e di fare sentire le proprie ragioni con un sit-in organizzato in collaborazione con la CGL Funzione Pubblica e Sanità. Uomini e donne lamentano che le decisioni intraprese dai vertici dell'ASP sono deleterie per il futuro di ogni lavoratore, che seppur precario ha l'arduo compito di contribuire non solo al proprio sostentamento familiare, ma anche a quello della famiglia che rischia di andare incontro a gravi problemi economici. Se tale questione non verrà presto risolta... E con una possibile soluzione alternativa. E questi lavoratori non solo si è data l'opportunità di poter transitare all'interno della multiservizi con un accordo che avevamo già fatto e che andava solo applicato da parte della direzione generale si è voluto solo dare spazio a una parte di questi lavoratori. Dei 325 lavoratori solo 60 sono transitati alla multiservizi. Noi riteniamo che vadano transitati. Per era intero, tutti perché questi erano. Tra l'altro eh, l'assenza di questi lavoratori ha indotto ad allargare l'appalto delle pulizie, ma teniamo presente che questi i lavoratori ausiliari non fanno pulizie, ormai storicamente eh, aiutano, collaborano col personale sanitario. E ci fermiamo adesso per la pubblicità, torniamo tra poco.